Ha chiamato Gianmarco. Voleva sapere se abbiamo fatto buon viaggio. Hai visto, amore, che gli manchiamo? Hai visto, eh? Noi ci dobbiamo far desiderare. Quindi che ha deciso? Viene? Ha detto che se riesce a mettere a posto un paio di cose, ci viene a trovare. E tu, Aldo, l'hai sentito? No. No, ma meglio così. Caffè? Grazie. Io non capisco perché a mia nipote non c'entra in testa che questo non è un altro mondo. Ma che manca un ospedale in Sicilia? A tua nipote non ci piace la nostra compagnia. Sì, vabbè. Comunque, poteva venire per il matrimonio dello zio. Ci doveva fare pure il compare d'anello. Solo che non lo so che cosa c'ha Aldo in testa. Magari può provare a chiamarlo lo zio, forse lo convince. Allora ce lo dico io di chiamarlo. Ma guarda un po', c'è Gaetano con tutta la compagnia. Eccoli, e come saranno contenti. Ehi, ciao. Eccoli, finalmente. Ciao. Ciao, Ben. Ciao. Siamo arrivati. Quanto tempo. Casemo. Ehi, come stai? Mamma mia, mua. Che belli, siete meravigliosi, ciao. Una meraviglia, voi sempre stisse, però... Tu, Bette, sempre bella, sì, bella. Ciao. E dov'è il futuro sposo? Che fai, non lo sai, chiusa a casa, Da quando sta a capicciridda sta sempre chiusa a casa a fare ciclette per dimagrire. Ah, buona, Simo Mise, ma perché chissà quanti anni c'ha? 35, di differenza con tuo zio, però. Ah, vabbè, speriamo che quella giusta, terza volta che sei marita, no? Speriamo. Germana, vieni. Lei Germana, Pippo, Saro. Piacere, Germana. Pippo. 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 Saro, enchanté. Minchia, pure francese questo parla. Zittiti, Anna. Io sono Luca. Sempre Germana. Ciao, Gaetano. Ciao. E lei è Monica. Lei è mia figlia. Ah. Ciao. Ciao. Ciao, Monica. Complimenti vivissimi. Grazie.